Forse abbiamo trovato una perla negli scarti della Galilei con su il nome Tidus. Ti ascolto. French e io stiamo pensando a un piano. Ti spiegheremo tutto quanto quando tornerai al garage. Ci sto. Ragazzi. Aspetta. C'è grande fermento per la corsa alle elezioni di fine mese. Nonostante alcuni nuovi candidati, la vittoria del senatore Mark Truss sembra scontata. Secondo i sondaggi online, dovrebbe mantenere la poltrona con ampio margine. E ragazzi, benvenuti. Questa è la 37esima parte di Watch Dogs 2. E andiamo con la penultima missione DLC, che sarà esattamente questa. Poi continueremo con la storia principale, sperando che poi inizi anche l'ultima. Cazzo, che paura! Del DLC. Immagina cosa accadrebbe se il CTOS diventasse globale. In paesi senza leggi, i governi lo userebbero per schiacciare la popolazione. Sarebbe una catastrofe. Un vero incubo. E forse sta già accadendo. Come possiamo fermarli? Continuiamo a colpire i loro alleati. A mostrare i rischi, gli abusi. Sarebbe una battaglia persa combattere soltanto la Bloom. Dobbiamo distruggere la sua immagine e il suo marchio. Va bene, zia. Tanto iniziamo questa. Che poi in inglese si chiama Bad Medicine, che è stata una missione anche di Bad Blood, da quel che ricordo. Anzi, da quel che ricordo, è proprio così. Starei pensando di... Oh no, Dio, no, Marcus, no, no, non si attaccano agli ospedali. Sono dei tabù. Ma qualcuno l'ha fatto. Col ransomware hanno cacciato i medici fuori dai sistemi e chiedono milioni di dollari. Chirurgie rinviate e ricette in sospeso perché non si caricano i referti. Cazzo. Referti. Sappiamo che kit hanno usato. Ploxy. Ploxy. Sì, è del Primate. Lenny e i suoi non mi sembrano tipi da avere dei tabù. È stato modificato. Quasi tutti i commenti sono in russo. Allora saranno i Bratva. L'origine dell'infezione? Tutti gli ospedali infetti noleggiano i server di streamer. Oh, perfetto, do un'occhiata. Intanto voi... continuate pure quello che facevate. Ok. Provo a capire meglio l'attrezzatura medica. Cerco una backdoor. E io ho imparato come si hackera una telecamera per la colonscopia? Sì. Colonscopia? Non ho detto questo. Vedo i reni. Ottimo. Entra nell'edificio streamer. Potrebbe essere casa mia. Vabbè, scherzi a parte. Guerra tra robot. Potere ai pecoroni. Pecoroni è bruttissima. Madonna, tutte così, mira, tutte una dietro l'altra. Bene. Praticamente tranne l'ultimo. Vabbè. Pecoroni è un'espressione che per me, non solo per me, è un po' criptica. È qualcosa che a quasi tutti piace. Ecco, mettiamola così. Comunque andiamo con questa e poi vediamo un po'. Oh, perfetto, subito così me la metti, fantastico. Vedo se posso farti accedere ai server. Non è che puoi crearmi un account gratis? Ti prego, ma se scarichi tutto illegalmente. È vero, ma non sono mai stato un VIP in niente prima. Vreg, sei il mio VIP. Violento, irritante, pervertito. Sì, anche il mio. Finché non avremo la chiave del ransomware, che tipo di danni ci aspettiamo? Butto giù i primi. Accesso ai referti medici, tracciamento dei pazienti, risultati del... Ransom vuol dire riscatto. Gli archivi cartacei. Non dovrebbero averli? Ci sono, ma il processo è così lento che ti viene voglia di pagare il riscatto per evitarti il fastidio. Appunto. Ha senso. E quale ospedale vorrà pagare? Come ci azzecco sempre, ragazzi. Sai già che ti toccherà rifarlo ogni anno. Molti hanno pagato in passato. Migliaia di dollari, eh? Alcuni hanno riavuto il controllo, ma probabilmente sono pieni di malware. In un caso hanno pagato, ma i ricattatori sono scappati con i soldi. Ma che stronzi! Li odio, i criminali disonesti. Ci rovinano la piazza! Gli archivi cartacei non usano software per analizzare i risultati delle analisi. Ok. E non ti fanno coordinare i risultati con gli esperti di altre città o nazioni. Sì, ho capito. Potresti anche fare... perché? Perché l'ho dovuto rifare? Perché?
Speriamo abbiano lasciato tracce alla streamer. Il DedSec salva gli ospedali locali. Non male da mettere sul curriculum. Esattamente. Allora. Tanto apriamo il coso. Poi qua. Telecamera. Attiva. Ok. Sa quanto è brutto questo jumper qua. Madonna, sta codina. Se mi dite che è bloccato, io ci credo. C'è il vetro. Bastardi, c'è il vetro. Qua non c'è il vetro. Cioè c'è, ma è apribile. 26 metri. Che succede? Ok. Marcus, questa devi sentirla. Gli ospedali locali faticano a restare operativi perché i loro computer sono ostaggio di ransomware. I dirigenti sanitari ammettono i rallentamenti, ma stanno comunque provando a garantire le cure. Fonti interne affermano che viene presa in considerazione anche l'ipotesi di pagare il riscatto. Se pagano, tutta l'operazione va all'aria. Speriamo di trovare presto qualcosa. Le informo che il DedSec ci sta lavorando. Non accelera questo, ragazzi. Magari li convincerà a darci un po' di tempo. Non accelera. Ok. Scusa, zia. Non ci posso credere, davvero. In un'altra vita, magari. Che altro vuoi sapere da dove sono venuto? Godo. Cavolo! Via. Non posso usare le bombe. Mi dai pure i soldi. Devo trovare da dove sono arrivato. That's the problem. That's the big problem. Ovvero nella stanza di là. Dov'è l'ingresso al tunnel? Forse di qua? Sì. Oh! Alleluia! Grazie. Finalmente. Ok, aspetta. Aspetta. Troia, gente. Mi sembra di guardare in fondo al condotto di scarico. Chissà se laggiù c'è anche l'imperatore. Impossibile. È stato gettato in un nucleo reattore. Cazzo, mi sono sbagliato. Niente. Niente da Vrench? Quanto giù, eh? Meglio così. Io non ho parole, Marcus. Un condotto di scarico? Attiva. Davvero? Cazzo! Non ho tempo per te. Il sistema di sicurezza è incredibile. No. Ok. Andiamo giù. Vediamo un po' che succede. Succede che poi non posso fare veramente niente. Se non... Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. No! Aia. Merda, ho sbagliato. Ok, vabbè. No, sei stronzo!
Ok. Rifacciamo. Merda, devo riprovarci. Se l'ha capito. Ah, sei stronzo. Sei stronzo. Ha tagliato il laser e quello giustamente si è incazzato. Va bene. Facciamo così. Basta scendere giù, solo quello. Bravo, così. Adesso. Quello lo spegni. Fermo lì. Perfetto. Secondo me il tranello c'è. Alla fine un tranello ci deve essere. O qualcosa che si muove, tu devi disattivare l'arma tipo prima di subito. No, no. Sei un coglione. Va bene, rifacciamo. Comunque, per ora sto capendo come funziona. Non è facile. Non è difficile, ma non è neanche così facile. Ok. Non cascare, grazie. Devi... prendere quello. Noi siamo lì. Ok, fa uscire quello. No. Buono lì. Disattivati. Disattivati. Non male, c'ho botnet al massimo. Disattivati anche tu. Uff. Qua forse è un salto troppo rischioso, ma lo provo lo stesso. E ha funzionato. Ok. Il prossimo è laggiù. Che culo. Qua. Bene così. Ok, bene. Ce l'abbiamo. Qua tutto con le telecamere. Ok, di qua. Mi stanno friggendo gli occhi. Però va bene, andiamo avanti lo stesso. Per Watch Dogs si fa. Tic tac. Qui. Mentre te lo metteva da un'altra parte, vero? Oh, godo. Un botto ci è voluto, però ce l'abbiamo fatta. Allora, obiettivo completato, giù. Molti iniziano con la sigla MED. Non provano nemmeno a nasconderli. Grazie che poi li hackerano. Eccolo. C'è Ploxy installato su tutti i server MED da 2 settimane. Puoi risalire alla sorgente? Un attimo. Sì, ho le coordinate GPS. Sembra un telefono. Mandamele, do un'occhiata. Avviamo. Beh... fuori? Fuori. Ok, primo passo l'abbiamo fatto. Potevamo farlo in meno tempo, ma va bene lo stesso. Ah, non sei il ragazzo delle pizze. Not the pizza guy.
missione completata, ma mi sa di no. Meglio poi alla fine, eh. Pessima cura, pessima cura, pessima cura. Dove me l'avete imboscata? Qua. Ok, bene. E ora ci andiamo. Ok, è relativamente vicina, quindi meglio così. Mancheranno due parti, sicuro. Intanto un po' nel culetto gliela abbiamo messa. Devo prendere questa macchina, immagino. Non lo so, mi fido. Credo nelle coincidenze. Allora chi... Jordi Chin! Ah! Ti spara nel culo a uno. Mettila giù. Come cazzo fai a stare in piedi? Mi hai sparato nel portafogli e mi hai bucato i Billy Fins nuovi. Facciamo così. Ti scrivo, ti devo un favore sui pantaloni. E archiviamo questo equivoco, ok? Nel mio lavoro di solito non mi piace fare ipotesi, però... Non sei Anton Bogdanov, vero? No. Non è Anton, quello lì. Ah, questo? No, 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 no. Questo qui... è Ivan. Bratva? Basta con le domande. Ah, aspetta, aspetta, ti aiuto a trovarlo. Vedi, anch'io sto cercando i Bratva. Metti giù la pistola. Facciamo così. Ti ho visto accendere qualcosa. Raccoglilo e dammelo senza le cazzate ninja e io non ti faccio saltare la testa. Lo storditore? Ah, il telefono. L'hai rotto apposta, vero? Per fare lo stronzo. Senti, li ho già trovati. Dice che lavorano al Molo 13. Ah, Molo 13? Non mi prendi per il culo. No. Perché se no, ti mando a fare un bel viaggetto con Ivan il Terribile laggiù. Dice così, giuro. 1-3. 1-3, eh? No, ha schiacciato il corpo. Ho trovato il collegamento. Sono i Bratva. Ma c'è stato un contrattempo. Che tipo di contrattempo? Un contrattempo da 1,80 m, cinese. Il suo abito da lavoro è un completo firmato. Direi che hai pestato un merdone criminale decisamente scivoloso. Forse un sicario degli show. Ok per il sicario. Ho già capito chi è. L'ho seminato, ma cerchiamo le stesse persone. Non poteva aiutarci? Quello è pazzo! Da quando in qua quello è un problema? Sto tornando all'hackerspazio. Vediamo cosa scopriamo con queste novità. Come hanno messo tutti i personaggi. Bene, bene, bene. Parla con Josh e allora andiamo a parlare con Josh. Donna, 3 missioni. Tutte lì, tutte all'hackerspazio. Fate un po' di distinzione, cazzo. Oh, non mi farà partire un'altra missione perché sbrocco, eh? Sia chiaro. Oh, ok. Vieni qua, Josh. Pensavo stesse andando di là. Che culo. Ehi, Josh. Ho inserito la descrizione del tizio nell'archivio della polizia. È poco, meglio un identikit. Beh, ci ho provato. Però ha funzionato. Cosa? Nel canale del DedSec pare ci sia uno simile al tuo uomo di sopra. Di sopra, cioè di... Sopra. Dovrebbe avere il completo rosa. Nel negozio. Cazzo. Che facciamo, diamo l'allarme? No, sarebbe peggio. Salgo di sopra e ci penso io, ok? Bello è che se ci vado tra, tipo, 6 anni, lo trovo ancora lì. Fantastica sta cosa. Non c'ha senso. Secondo me, in questi casi, dovresti avere, tipo, un tempo limite. A parte che non posso fare altro perché... ho già fatto partire la missione, quindi vabbè. Però sarebbe bello, tipo, incontrarlo prima che se ne vada, ecco. Ma che cazzo vuol dire edizione?
C'era un gruppo di gente e dei nani di merda, o elfi. Elfi, se giocavi con quella gente del cazzo, tiravi un paio di dadi, facevi fuori qualche stronzo e ti davano dei soldi. Sul serio, tutti giocavano con questa cazzata, perché mi guardi come se parlassi in swahili? Ah, a proposito di gente inutile. Poi bello, vestito da paramedico, cioè fantastico. Vi ho seguito perché lo so che spari cazzate. E ho pensato che bisognasse dare l'esempio. E se mi guardo intorno, di potenziali esempi ne vedo davvero un casino. Un budino! Ricordo che mi ha ucciso un budino arancione. Era un budino nero. Quell'arancione era gelatina. Io... Ok, chiudo il becco. Perché sei qui? Mi hai inculato. Ti avevo detto di non farlo. Ti ho detto quello che so. Ho abbastanza colpi da fare un buco in mezzo agli occhi di ogni nerd sfigato che c'è qui dentro. È davvero questo quello che vuoi? No. Senti, andiamo insieme, ok? Senti, proprio no. Guarda che devi affrontare i migliori hacker dei Bratva. Secondo te uno sgherro tutto in tiro gli fa paura? Questo è il mio territorio. Sgherro? Mi hai ferito. Sei cattivo e spietato. Non faccio lo sgherro da almeno 10 anni. Sai, mi piace, tu ti voglia rendere utile. Va bene, facciamo così. Andiamo. Addio, budino. Ce l'ha fatta a decidersi. No, budino, perché? Non chiamare la polizia, ok? Ci penso io. È tutto a posto. Lui che non capisce. Allora dove si va? I Bratva stanno combinando qualcosa alla diga di Crystal Springs. Buffo, non avevi detto mo... Però vabbè, DLC. Scusami tanto. Sai che c'è? Mi hai davvero seccato, ragazzo. Non solo... Con Jordi Cine non me l'aspettavo proprio. Il merdaio hipster. E Dio solo sa se mi fa male l'umidità. Sul serio, che cazzo? Ho le palle sudate la mattina e ghiacciate la notte. Cos'è che stavo dicendo? Che ti ho seccato. Sì, mi hai seccato. In più questa non è roba per... Figlio di puttana! No, c'ho l'audio in ritardo, glitchato. Sì. Che palle. In più questa non è roba per me. Parlare coi dannati nerd o geek o come cazzo vi fate chiamare. Diciamo secchioni. In porca di quella troia! Che palle, a caso proprio, va bene. Mi hai seccato. In più questa non è roba per me. Parlare coi dannati nerd o geek o come cazzo vi fate chiamare. Diciamo secchioni. E non solo. Sto pure perdendo tempo a collaborare con degli attivisti consci. È questa la parola giusta? Consci? Non penso proprio. Comunque, un paio di anni fa ti avrei sparato in faccia per il solo fatto di avermi visto. Mi sono rammollito. Devo andare a parlarne con uno dei miei. Aspetta. Vai dall'analista. Tu pensa agli affari tuoi e basta. E magari ne esci vivo. Magari. Magari. Ok, allora. Ragazzi, io ho l'audio in ritardo. Mi toccherebbe avviare un attimo il PC. Scusate, metto un attimo in pausa il gioco perché Devo. Ok, risolto il problema. Ma quando ho questi problemi veramente non mi do pace. Proprio zero. Perdonatemi, ma è così. Il fucile da cecchino di Jordi Cin è quello. La pistola contro la gente. No, mi piace. Allora inizia a prendere di mira gli altri, ok? Non fare cazzate. Promesso. Anche tu. E se ne va così. Oh, cantiere. Allora. Io me ne resto qui e ti fornisco una specie di supporto. Che ne dici? Che per te è molto comodo. Ci sta, eh? Fammi vedere un secondo. Se andassi là con questo, no? Ora faccio casino. Cosa? È vicino! Troviamolo! Buono. Dovrebbe darti un po' di tempo.
Attenzione. Ti chiamo la polizia. Unità così. Il sito ha identificato un sospetto implicato nel traffico di esseri umani. Procedete all'arresto. Bella. Scusa, non voglio mettermi nel vostro territorio, scusate, non voglio entrare. Ops, forse mi sono fatto prendere un po' la mano. Sono fuori dal tuo territorio, cosa vuoi da me? Eliminare un'auto in un colpo solo è un'arte. Cazzo, che brutto colpo. Il laser verde è l'amico, fantastico. Grandi, sconto Bratva polizia. Godo. Fantastico. Devo mandare altra polizia. Come li stanno uccidendo tutti. Sì, pronto. Quella gente di polizia. Polizia, su, bravi amori miei. Bell'auto, adesso te la sistemo un po'. Cazzo, che brutto colpo. Bella, vai lì. E sistemala, Jordi. Non la sistema. E faccio finta che i proiettili siano gattini che inseguono il mio puntatore laser. Fatto, e l'ho sistemata. A tutte le unità. Vai. Ordine di cattura per un criminale evaso. Il CTOS sta tracciando le sue coordinate. Avvicinarsi con estrema cautela. Scusa, bello. Questo pungerà un po'. Bello lì. Grazie, Jordi. Ok, adesso posso andare tranquillo? Tranquillo, insomma, più o meno. L'importante è non farsi vedere. Ha individuato un omicidio vicino alla vostra posizione. Recatevi sul posto. E adesso è guerra. C'è lo scontro in basso a sinistra. Sei tranquillo. Attenzione, devo ripararmi. Ho fatto esplodere tutto per nulla. Bell'auto, adesso te la sistemo un po'. Basta. No! Ehi, che cazzo! Ma vaffanculo! Quanto sarai stronzo? Però che bello essere in due, finalmente, una volta. Attenzione! Eliminare un'auto in un colpo solo è un'arte. Ops, forse mi sono fatto prendere un po' la mano. Lui? No, ho fatto un coglione. Va bene, giù. Ora fa boom. Eppela. Non mi prendere il quadrilotore, che mi serve per facilitarti il lavoro, Jordi. Mi stanno sparando! Farò casino. Squadra, abbiamo segnalazioni di un sospetto terrorista. Invio dettagli in corso. Che bel botto. Chi è che ma... Uccidetelo. No. Bravo. È quadrato, ricarica. È quadrato, Marcus. Adriano, è quadrato. Ma che cazzo, occhio!
Sparpagliatevi! Trovatelo! Grazie per avermi aperto la strada. Cercate in giro. Ma... merda, fin laggiù. Perché si complica? Ok. Ho capito la situazione. Devo solo pensarci su. No. Questa qui ha proprio una faccia da scemo. Mi sta sui nervi. Non puoi capire quanto. Ok. Dove sei, l'unico farabutto? Vieni qui. Perfetto. Ehi, fermi un secondo. T'ho fatto un favore, zio, eh? No, per dirti. E dalle palle. Centrale, segnaliamo un sospetto piromane vicino alla vostra posizione. State pronti. Ora gli do una mano io. Non c'è di che. Dov'è che va? No. Prendetelo un po'. Siete pagati per quello. Ok. Via. Miau. Ok, anche il secondo l'abbiamo sturato. Sturaro, Stefano Sturaro. Vabbè, roba da scemi. E ci manca soltanto a questo punto fare quel che dobbiamo fare, ovvero scaricare questo ransomware. Ok. E darci la gambe. Devo solo pensarci su. Che poi potevo tranquillamente farlo con altri sistemi, ma vabbè. Non so che hai fatto, ma se ne sono accorti. Vengono da te. No, c'è la polizia. Non ho fatto niente io. È vero che ci potrebbero essere anche altre vie per scappare, tipo quella sopra, sperando che non vengano da sopra. C'è un mal di pancia assurdo. Se mi avvicino funziona? No, per un cazzo, ma vabbè. Sessanta. Dai. E dai così. Ops, forse mi sono fatto prendere un po'. Guarda come si inseriscono nelle linee dati riservate. Tanto sei rifatto giorno. Il ransomware è solo un diversivo per distrarre dal furto di dati. Ma che tipo di furto? Referti medici, direi. Sì. Se li rivendi puoi farci milioni. Anche perché si chiama pessima cura. Sbloccare il sistema. Ma dai. Quindi. Dov'è Anton? Un backup dei dati viene inviato a uno yacht di lusso. Secondo me è il suo. Cazzo, lo conosco. Volevo farlo esplodere per spaventare i Bratva. Lascialo stare. Devo guardarci dentro. Sì, beh, se Anton è a bordo voglio dargli una lezione. Occuparmene di persone. Riuniciti a Jordi, qua c'è la macchina, perfetto. Andiamoci là. Ti mando le coordinate. Comunque, gli assomiglia poco a Jordi Chin, ma è troppo riconoscibile. Scusa, Fra. Eri parcheggiato a farti un seghino, ma a me serve la macchina. I'm so sorry. Però era bello lontano, eh. Si è appartato bene, va. Madonna, dove ti hai rimesso, zio? American Sniper. Aspetta. No, da qua non puoi sparare, ci sei andato dopo per forza. C'è la scaletta qua, perché c'è andato a raccogliere una money bag qua. Obiettivo completato. Grazie per aver attirato l'attenzione, ti devo un favore. Ehi, ma vaffanculo! Stronzo, Jordi Chin! Fuggi, fuggo. Sì? Allora perché non resti un altro po' a giocare? Non posso, Anton mi aspetta. Ciao, ciao. Bastardone. Sei milioni inseguitori, per forza. Meno male c'ho il boost sbloccato. Meno male. No, di qua. Ok.
Che bastardo, cioè, t'ha aiutato poi? Te la mette nel culo così, ma vaffanculo Jordi Chin. Mi sei mai stato simpatico, così nella prima parte di Watch Dogs 1. Vabbè, missione abbastanza easy alla fine. Quanti follow have? 36.000. Ho trovato Anton, l'hacker dei Bratva. È su uno yacht. E lo psicopatico elegantone? È sotto controllo. Ehi! Va ammazzato Anton? Noi non abbiamo neanche il cesso! Ci andare a pisciare nel vicolo! Non fatela sulle mie opere d'arte. Beh, scusa. E vedrai che non dovrai preoccuparti degli schizzi. No. Detta così è bruttissima però. Comunque pessima cura. Lo yacht sarà in mezzo al mare per forza. Non proprio. Andiamo qua. Inizia gara, abbiamo già dato. Grazie. Maledetto Jordi Chin. Oh. Lo yacht sarà quello laggiù, già lo vedo. Già me lo sento. Merda. Voglio cambiare i termini del nostro accordo. So bene che non hai alcun motivo. Eccolo. Diciamo pure che non ne ho nessuno. Sei pazzo dalle gare. Va bene, giusto. È un mercenario. Ma il fatto è che io non ho più motivo di ammazzarti, perché non ci guadagnerei niente. Quindi per me puoi andare avanti con il tuo giochino. Sì, no, cazzo. Bello, eh? Pieno di Bratva. Ah, stai lì a darmi una mano. Hai bisogno che io vada a sfoltirne un po' il numero, così puoi salire a bordo e disattivare quello spyware. Ransomware, bello. È uguale. Senti il mio piano. Faccio fuori Anton e fermo l'operazione. Vinciamo tutti. Voi hacker siete felici, il mio gruppo è felice, siamo tutti felici. Beh, tranne Anton, lui sarà morto. Morto. Sì. Sì. No, non mi fido ancora. Ottimo istinto. Tienitelo stretto. Io comunque ora vado. Finisce pure il mio gelato. È ottimo. Odio mente e cioccolato. Per questo l'ho comprato. Cazzo, ma cazzo dice, buonissimo. Ok. Anche la telecamera di sorveglianza serve, ovviamente, quell'oggetto lì che galleggia. Se no, non andiamo da nessuna parte. Dio. Cazzo, Anton è scappato nella stanza blindata. Ah. Me ne sbatto di Anton. Mi serve solo il suo computer. Io non mi impiccio. Lo so che non si può usare alla guida di un veicolo, lo so. Performance magistrale. Comunque non serve entrare nella stanza blindata. Devo solo hackerare. No. Tanto te potresti fare una cosa. Questo. Mi centrale. Segnaliamo un sospetto pirata. Aspetta. Ok. Ma come perdi da segnale? Ma tua madre perde. Tua madre perde il segnale. Ok. Marcus fuori portata. No, io non sono qua a far niente. Vaffanculo. Va bene. Cercate a bordo e trovateli. Obiettivo completato? Spegnete quella musica del cazzo. Disattiva punti di sicurezza. Merda. Ma se tipo ci pensasse la polizia? Perché la polizia non aiuta? E andateci, cazzo. Sospetto terrorista, invio dettagli in corso. La polizia
Cioè, gli idrosbirri non ci sono? Cos'è sta infamata? Non ci sono gli idrosbirri. Mi aggiornate, sì o no? Che avete trovato? Allora? Ma non potete non mettere gli idrosbirri, dai! E questo chi è? No. Ok, forse qua non mi potete vedere. Ma cazzo, mi volete rispondere? Io sono fuori dall'area vetata. Però, se gli idrosbirri non vanno, magari le bande vanno. Chiedo. Magari, Ammizziamo le male. Niente, non... Allora a questo punto non potete neanche chiamare rinforzi. Cioè, perché se tanto mi dà tanto... Crash sistemi di massa. Io non c'ho... Non c'ho fucili di precisione, ragazzi. Pezzo di stronzo! Tu però sei goloso, ma te ne sei andato via. Tu sei morto, ok. Quello è importante. Cosa? Uomo a terra, uomo a terra. Io mi infiltro. So che non sto facendo una buona cosa, ma lo devo fare. Per la patria. Questo è meglio non toccarlo. Sono tutti giù, vero? A quanto pare. Tranne lui. No, è un altro. Bonoli. Strangolato. Te sei solo? Dovresti. Ok. Distrazione e via. Tu non sei nessuno, perfetto. Detta così è brutta, ma è la verità. Dove sei? Qualcuno di vostri è pure morto. È vicino, troviamolo. Ah, io me ne vado. E
sta lì. Via dalla linea di tiro! La linea di tiro non la vedrai mai. Bene così. Sicuramente qualcuno ci è rimasto. Credo. Lo sapevo che c'era rimasto qualcuno. Dove si è infilato? Sto merdone, dove si è infilato? Dal nulla, oh. Eccolo là. Vedrai te adesso. Oh, area libera. C'è più rimasto nessuno, perfetto. Mettiamo fine a sta storia. Una volta per tutte. Lì ci sarebbe una chiave da prendere, ma a questo punto l'area è libera, ce la prendiamo con tutta la calma del mondo. Prima punti di sicurezza. Fantastico. Lui l'ho già disattivati. E non so neanche come. Qualcosa da prendere, da creare qui. Telecamera può servire? Sì, se, sì che può servire. All'ultimo ci vado di persona, scusate. Se tanto mi dà tanto. Me la faccio io. È buona. Sono tutti, Josh. Magari. Anton ci tiene alla sicurezza. Aia. Sono appena attivati altri due. Ah, tipo scatole cinesi. Spero siano scatole e non scatoloni. Incrociamo le dita. Già vedo. Ho visto qualche nemico che è tornato. Quel pazzo farà un casino. Non mi piace. Che in bagno l'ha messo. Altro ancora più su. Siamo da qua. Trenta metri, venti metri. Cazzo l'ha infilato, zio. Aspetta. Si fa così. Si posso fare questo? No. Questo. No. Ci prova. Eccolo. Non era lui. Ho capito. Tutto chiaro. Tutto chiaro. Tutto fottutamente chiaro. Oh. Era un blackout. Adesso ha senso. Che cazzo fa? Speriamo che non mi veda nessuno. Ovviamente l'ultima cosa di cui ho bisogno. Mica tutti morti. Non uccidiamo Jordi. Li hai trovati tutti, Marcus. La chiave del ransomware dovrebbe essere fissa. Perfetto. Torno ad hackerare il computer di Anton e me ne vado di corsa. Direi. Direi che è la mossa giusta. È cosa giusta? È cosa buona e giusta. Rendere dovere fonte di salvezza. Ma che cazzo era? Va bene, non siamo qua per recitare le preghiere, se non per giocare. Trovare modo di accedere a... Bene. A questo. Ok. Sta scaricando. Download.
e ci siamo. Speriamo. In fuga. Oh, sempre l'inno dell'Unione Europea che ci perseguita, eh. Lo stesso che abbiamo usato per Jim Carcani. Va bene, via. E perché lui non è morto? Scusa amico, si è presentata l'opportunità e sai com'è, sono un opportunista. Meno male non ho colto la polizia. Fai il bravo e arrenditi, ok? Se tu ti prendessi la colpa sarebbe la ciliegina sulla torta. Incredibile, cazzo! Ah, e non provare a cercarmi. Mi hai beccato in buona. Sarà merito del gusto mente e cioccolato. Di solito sono molto meno amichevole. Prima o poi ti becchi una pallottola. Spero prima che poi. Non sarebbe la prima volta. Ciao per ora. Ok, ce la uccide Jordi Cina all'ultima per forza. Non si spiega se no. Avete ricevuto la chiave del ransomware? Certo. Anzi, stiamo già rimettendo a posto gli ospedali. Qualcosa mi dice che non saranno felici di avere il DedSec che gioca con la loro sicurezza. Come impedirai ai russi di bloccarli di nuovo? Tranquillo, i Bratva non ci proveranno più. E perché no? Diciamo che il mio nuovo amico gli ha dato una lezione. Ci metti le corna, Marcus? Proprio. No. Quello lì non voglio vederlo mai più. Molti dei nostri lavorano nei sistemi informatici di sicurezza. Faremo in modo che gli ospedali ricevano un aggiornamento tramite canali ufficiali. Chi vuole vedere il video? Ho appena finito di aggiungerci un po' d'amore. Vediamo un po'. Velocissima. Vediamo. Sono bollito, ragazzi. Bollitissimo. È già tipo la sesta missione che registro oggi. Sono bollitissimo. Cittadini della Bay Area. L'assistenza sanitaria è sotto assedio. I politici sperperano milioni per uno stato di vigilanza invasivo definitivo, mentre gli ospedali faticano a garantire i servizi di base. Su quasi tutta l'attrezzatura medica girano sistemi operativi obsoleti, pieni di vulnerabilità. È troppo facile trovare gli exploit online. Hacker criminali del gruppo Bratva recentemente hanno messo fuori uso gli ospedali locali. Il DedSec ha restituito il controllo a chi di dovere gratis. Non vogliamo un grazie. Gratis. Vogliamo azione. Un uso migliore dei soldi delle tasse. Sistemi medici sicuri che proteggano i dati privati. Vogliamo un governo che protegga voi. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Ogni video finisce così. Niente, pizza stasera. Trofeo guadagnato che era una missione con Jordi Cin di Watch Dogs 1. Mi ricordo ancora. Doveva infilarsi nei computer e portare in cuore proprio oggi. Quindi sono dovuto venire a lavoro. Mi stanno per licenziare, temo. Ma sto cercando di farmi perdonare dal capo. E adesso sono in ritardo di nuovo. Abilità. Abbiamo guadagnato follower, allora sblocco questo. Cos'era? Movimento, vabbè. È assurdo. Si fa per il meme. Grazie ragazzi della visione. Missione è completata. E lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Pessima cura è completata. Date tutto. Bacione.